Cari amici del For Shooters, Taser Manganelli tira pugni e coltelli a scatto, la nuova sentenza della Corte di Cassazione. La sentenza di riferimento è la sentenza 8991 del 2022. Il caso, materia diritto delle armi e di pubblica sicurezza. L'ambito è quello della classificazione e disciplina del Taser, dei Manganelli, tira pugni, spray al capsicum e coltelli a scatto. Le normative di riferimento sono all'articolo 699 del Codice Penale, articolo 3,2 legge 18 aprile del 75 numero 110, articolo 4 della medesima legge, articolo 42 del TULPS e il decreto ministeriale 12 maggio del 2011 numero 103 e l'articolo 4 della legge 2 ottobre del 67 numero 895. L'analisi del caso è in realtà abbastanza semplice questa volta. Tizio, venditore ambulante, si vede sequestrato da parte delle forze dell'ordine il proprio materiale esposto sulla sua bancarella. Tizio infatti esponeva, e quindi vendeva, senza averne titolo né autorizzazione, materiale quale coltelli a scatto, spray al capsicum, tirapugni di vario genere e manganelli. La vicenda, dopo le varie lungaggini e le condanne comminate a Tizio, approda in Corte di Cassazione. La decisione della Corte di Cassazione. Tizio si vedrà respinto il proprio ricorso con le motivazioni che riportiamo e che a noi interessa analizzare in quanto esplicative e chiarificatrici della classificazione giuridica di questi particolari strumenti. Gli ermellini, prima di tutto, si concentrano sugli storditori elettrici che erano stati sequestrati a Tizio, evidenziando come gli stessi siano di tipo taser, cioè funzionanti sulla base della elettrocuzione, cioè trasmissione di impulsi elettrici a distanza. La differenza è sostanziale. Il taser infatti si differenzia dagli storditori elettrici di tipo shotgun, i quali, affinché siano efficaci, necessitano un contatto diretto con il corpo di un eventuale aggressore. Il taser è classificato, ai sensi dell'attuale normativa di riferimento, come arma comune da sparo, poiché gli stessi sono concepiti come oggetti atti ad offendere, in grado di proiettare piccoli dardi anche a notevole distanza, i quali, collegati ad un filo in metallo conduttore, inducono corrente elettrica al soggetto colpito, provocandone un momentaneo stordimento. In particolare, la capacità di offendere la persona è l'elemento cardine sulla base del quale il taser viene classificato come arma comune da sparo. Anche qui la differenza è sostanziale con altre tipologie di armi sempre classificate a loro volta come armi comuni da sparo, di cui in genere è misurata la potenza in joule. Relativamente ai tirapugni, anche questi oggetto di sequestro, se ne sottolinea la classificazione come arma propria bianca, la quale è concepita per offendere la persona e risulta in grado di aumentare esponenzialmente la lesività di un colpo sferrato a mano libera. Gli ermellini si occupano anche dei manganelli a scatto estraibili, anche questi oggetto di sequestro, si rifanno in particolare alla sentenza di primo grado, con cui questi particolari oggetti sono da considerarsi come armi di cui è vietato il porto senza averne alcuna autorizzazione. I giudici si occuperanno anche degli spray al capsicum, spray al peperoncino per difesa, anche questo oggetto di sequestro. Si evidenzia prima di tutto come le bombolette spray sequestrate non risultino costruite a norma di legge e già per questo motivo perfettamente illegali. Infatti la normativa di riferimento, il decreto ministeriale 12 maggio del 2011 numero 203, stabilisce chiaramente le caratteristiche che una bomboletta spray al peperoncino deve avere per essere considerata legale. Primo, una gittata non superiore a 3 metri. Secondo, non deve contenere agenti cancerogeni o tossici o aggressivi chimici. Terzo, deve avere un sistema di sicurezza per evitare attivazioni accidentali. Deve inoltre avere una concentrazione di oleorisin capsicum non superiore al 10%. Tutte le bombolette spray oggetto di sequestro non avevano alcuna di dette caratteristiche. La questione viene quindi sottesa all'applicazione dell'articolo 696 del Codice Penale, vendita abusiva di armi. Infatti, la legge stabilisce esplicitamente come le bombolette al peperoncino che non siano costruite secondo la normativa di riferimento siano da considerarsi armi e quindi sottoposte alla disciplina in materia di armi, appunto. L'ultimo capitolo riguarda i coltelli sequestrati. Gli ermellini richiamano la normativa in materia, ricordando come affinché un coltello sia considerato come arma, lo stesso dovrebbe avere punta acuta e doppia lama. In tal senso, sulla scorta anche del perito che ha collaborato con i giudici, emergeva come i coltelli oggetto di sequestro siano in realtà dotati di lama doppia, anche se da un lato la stessa risultava e risulta sviluppata fino a metà.
I giudici della Corte di Cassazione riterranno questa caratteristica pienamente sufficiente alla classificazione di quei coltelli oggetto di sequestro come armi